Buonasera, buonasera a tutti i nostri spettatori. Sono qui, benvenuto a Franco Martino, benvenuto a tutti. Siamo qui questa sera per parlare di, siamo qui per parlare di ambiente. Siamo in questa nuova redazione, ancora ci stiamo sistemando, infatti ancora magari vedete qualcosa che non funziona, però piano piano ci sistemiamo. E questa mattina sono stato al comune, qualcuno ha protestato perché avevo saputo che c'era una manifestazione alle 11 e quindi abbiamo deciso di organizzare questo incontro con Franco Martino, che probabilmente è uno dei maggiori esperti che noi abbiamo sul territorio di ambiente. Vabbè, Franco, è un mio pensiero. Ci sono persone Mi assumo le responsabilità del mio pensiero. validissime. E oltre a Franco Martino, avevamo cercato di invitare un consigliere della città metropolitana. Oggi alle 4 c'era l'insediamento dei consiglieri. Il consigliere Mantegna ci aveva garantito che in qualche modo sarebbe intervenuto. Perché il problema qual è? Il problema è che a Siderno, come in tutta la Locride, da una settimana i rifiuti non vengono ritirati. Di chi è la responsabilità? La responsabilità è del lato della città metropolitana, quindi comunque loro dovrebbero rispondere. Io adesso do la parola a Franco Martino perché così ci espone intanto questo problema, ma visto che è qui Franco Martino, approfitterò per parlare di tutta una serie di problemi che vanno dalla SICA alla BP e tutti i problemi ambientali che abbiamo a Siderno. Oggi, Franco, qual è il problema? Il problema, io spero di essere veloce sulla parte raccolta rifiuti, perché mi sembra che sia la parte terminale di un lungo Siamo a un metro e mezzo di distanza. sì, no, era per questo. Siamo di un lungo procedimento che è iniziato tanti anni fa, su cui mi soffermerò. È chiaro che chiaramente è stato sbagliato tutto, è tutto sbagliato. Per modo di dire che la situazione che si è creata per tanti errori che si sono verificati, no? L'ultimo dei quali è stato un incendio. Sì, vabbè. E, no, è fondamentale questo. Ne abbiamo parlato, dice. Ecco, perché chiaramente tutte le difficoltà che abbiamo fino adesso si sono accentuate con l'incendio dell'impianto, di cui la cosa più strana è che non si è ancora saputo cosa è successo, perché è successo, la causa. Cosa è finito nel terreno? Perché il problema grosso che abbiamo noi, lì è stato durato per giorni, tra l'altro, se vi Sì, ricordate. sì. Dopodiché, l'unico dato che Siamo stati abbiamo, prima ad arrivare, abbiamo sì, ti firmato. ricordi, c'ero anche io e te, abbiamo fatto le foto. L'unica cosa che sappiamo è che a un certo momento è uscita un'analisi dell'ARPACAR che ha messo un sensore nella casa di una signora, non dico noi per correttezza nei suoi confronti, no? Non c'è da dire. Però queste misure sono state fatte il giorno dopo che è successo l'impianto. E se vi ricordate, in quei giorni c'era un vento, L'incendio, l'incendio. dopo il giorno successivo all'incendio, c'era tanto vento per cui in tutta la zona che è potuto queste particelle si sono diffuse. E quindi anche le particelle in atmosfera, i dati sono corretti, io non discuto se i dati che ha fatto il sono corretti. Non so lì il problema, tu dici, no, ma sono dati corretti, quindi fatti regolarmente, quindi su quello evitiamo discussioni. Però quelle analisi sono state analizzate da un sensore che è stato messo il giorno successivo, non lo stesso giorno, quindi sono fuggiti. Ma anche quei dati, per fortuna, non sono valori che sono superati i valori limiti, per fortuna lo dico io, però i valori erano di un certo tipo, non è che per forza uno deve avvelenarsi per preoccuparsi. Se altri incendi di questo tipo avvenissero in situazioni peggiori, cosa Certo. succede? Quindi questo è la realtà. E questo ci sta portando chiaramente che l'impianto di Siderno è bloccato, l'organico viene trasferito a Vazzano o anche in Puglia, e idem l'indifferenziato. Quindi quando queste zone dove si trasferiscono si riempiono, da Siderno non parte il materiale, quindi spesso l'organico rimane nell'impianto lì, nella sede dell'impianto, e quindi anche le puzze che sentiamo sono legate al fatto che per giorni rimane l'organico in quella zona. Certo. E quindi fin quando non è concesso il trasferimento da Siderno in altre zone abbiamo queste difficoltà. In più dobbiamo dire, essere onesti, cioè il problema grosso non è Siderno,
Però Grosso è Reggio Calabria, non perché uno voglia avere con gli altri. Reggio non ha mai fatto un piano reale, preciso e corretto per la differenziata. E fin quando Reggio, che è la città che ha 150.000 abitanti, che è l'equivalente dei 42 comuni della Lopride, è chiaro che si sposta la Reggio, si sposta a Salerno, si sposta negli altri campi. Reggio, ma non solo Reggio, devono mettersi le note che bisogna passare alla raccolta spinta della differenza. Noi abbiamo fatto proposte per essere lungo, siamo andati a una conferenza, eventualmente ne parliamo dopo. C'era un'inchiesta della Regione Calabria, solo un capoluogo, Catanzaro, supera il 50% di raccolta differenziata. E non è possibile che una città come Reggio non sia una soluzione. È chiaro che l'impianto non si può mettere nel centro di Reggio Calabria, ma l'impianto non si può mettere nemmeno a San Leo, cioè voglio essere onesto. Cioè poi si può avere votazioni diverse, ne parleremo andando avanti. Sì, vabbè, c'era stato un'altra situazione molto difficile che mi pare che si stia chiarendo. Comunque era la questione del finanziamento, perché qualcuno aveva detto che appunto questo finanziamento era stato stabilito durante il periodo di Piero Fuda, c'era l'assenso del comune o c'era l'assenso di Figliomeni. Io mi fido della tua parola, perché ho visto che hai seguito negli ultimi anni passo passo questa vicenda. Quindi l'ampliamento non è un ampliamento, ma è un quinto ampliamento, diciamo, allora, 5 volte quello che è adesso l'impianto. Dico bene. Se vogliamo, ma veloce, senza polemiche, io credo che non serve a nessuno fare polemiche. No, noi dobbiamo dare informazioni gentili. Allora, è chiaro che l'impianto ha preso molto tempo, era un problema di tutta la Regione Calabria, c'è stato il commissario per i rifiuti, e a un certo momento c'è il problema che anche nella nostra zona era necessario. In quella fase credo che c'era un amministratore precedente, anche nella regione, diversa, forse c'era lo Iero, non vorrei sbagliare, e nella giunta c'era su sbaglio i Verdi. Sì, in quegli anni era a Torino, poi sì. Troiero e l'assessore all'ambiente era dei Verdi, e tra poco ti pure il cognome. Era Reale, il titolo Reale? No. Era di Cosenza ed era. Vabbè, mi ricorderò il cognome. Dopodiché, sotto vari passaggi, quindi molto probabilmente. Giunta allo Iero, poi ci fu Scopelliti, poi lo rivedo. Ma molto probabilmente in quella fase a Salerno c'era una giunta. Dicendo adesso. Forse in quel periodo c'era la giunta Panetta. No, lo Iero è già a centro-destra. Però, dopodiché. Glielo dico, sono sicuro. 2005 viene detto lo Iero. No, allora era preso, perché l'atto del comune di Chiaravalloti. L'atto del comune di Salerno, quindi è stato fatto l'ultimo progetto iniziale del 2003. Quando in pratica la giunta regionale, ho un altro evento, lo tengo per un'altra occasione, se la gente vuole fare polemica. Però noi abbiamo un atto del 26 marzo del 2002, che è l'ultima decisione che ha preso il Consiglio Comunale di Sindaco, ma senza, era chiaramente Figliomeni Alessandro. Non leggo per correttezza i nomi di chi era presente in quel giorno. Io lo ricordo bene. Non serve, però qui ci sono i dati delle persone presenti, in cui si è discusso molte ore. L'ultima convocazione delle tre, se non sbaglio, tanto per capirci, ce l'ho qua, chi vuole se lo può trovare. L'ultima convenzione, vengono sospesi alle ore 3.05 per 10 minuti. Quindi l'ultima decisione è la mattina del 23 di marzo del 2002. Posso dire che poi le decisioni della regione sono state sostanzialmente cambiate, hanno cambiato pure la collocazione dell'impianto iniziale, che doveva essere più in alto di dove attuale, perché sono resi conto che non andava bene. E posso anche aggiungere che poi anche l'impianto di Salerno è stato ridotto, perché sono resi conto che non ci andava tutto quello che avevamo previsto. Tutto. Quindi questo è il problema. Siccome so che c'è una polemica, posso intervenire io senza aspettare la tua domanda. Mi si accusa me, il Arturo Rocca, che adesso non può essere presente, e anche Latino, che era presente quel giorno, che noi abbiamo presentato una proposta dell'amministrazione regionale. Allora, il 23 marzo del 2018, lo dico, possiamo dirlo, ero presente io,
era Arturo Latino. C'era presente. Arturo Rocco deve essere presente, sì, ma... è malato. Stato male oggi. Dove era presente l'ingegner Fazeri, per il comune c'era l'ingegner Pietro Pino, che non ha parlato. Quindi fondamentalmente, e c'era anche Pino, ci sono le foto, c'era anche Pino Iraggio, tanto per capire. Dall'altra parte erano presenti anche, quindi, Carlo Fuda, Alessandro Archinà e c'era la Giusy Massana. Quindi possono confermare quello che abbiamo detto. Noi il 24 sera, io e Arturo, posso dirlo, ci siamo visti via mail e poi abbiamo coinvolto anche Maria Rosaria Tino e abbiamo fatto un documento che parlava di quello che avevamo detto noi. E si parla di efficientamento dell'attuale impianto, che noi siamo contrari a che ci siano impianti, e poi c'era un discorso, si parlava della bretella, perché da noi da anni chiedevamo comunque il comune che ci fosse la bretella che non attraversasse il comune. Quindi questo, e se poi quello la rispiego io che ho scritto l'articolo, ecco, questo molto, sì, molto che, documentato. Che, se, che i soldi erano scomparsi, no, non se facciamo una parentesi, forse è utile, la società che aveva costruito l'impianto, che è la Veolia, perché inizialmente dobbiamo dire che i rifiuti in Calabria erano gestiti la Veolia, e questa società aveva messo a disposizione 2 milioni di euro per costruire una strada che dalla statale 106 arrivasse all'impianto, costeggiato tutta la Fiumana. Più di una volta è stata società, questa società ha sollecitato prima la regione e poi il comune di Siderno. Il comune di Siderno ha sollecitato la regione a spendere questi soldi finché la Veolia ha chiuso i battenti, ha ceduto l'impianto prima la regione Calabria, che poi l'ha ridato di nuovo in concessione, e se n'è andata alla Calabria, e i 2 milioni si sono persi. Allora, tornando un secondo su questo, abbiamo fatto un comunicato, è presente su tutti i giornali locali dell'epoca, quindi io ho preso La Riviera, ma si può trovare sui vari locali che ci sono a Siderno, cioè che abbiamo l'ente locale con l'obbligo, sì, sì, l'abbiamo sì. Data l'Emilia, l'abbiamo data ovunque, quindi chi lo vuole lo può controllare. Quindi, dopodiché è uscito fuori un documento che noi abbiamo visto a settembre del 2020, che era il resoconto che faceva la dottoressa Raello, che era la dirigente dell'assessore dell'ambiente, del settore dell'ambiente, del dipartimento dell'ambiente, che faceva un resoconto che di questo nostro resoconto non ne parlava, e ne parlava del fatto che si è parlato di una ristrutturazione degli impianti molto generico, quindi molto approfondito. Di questo documento nessuno l'ha mai visto, lo può confermare l'ingegner Fazeri, vabbè, noi l'abbiamo visto nel documento, però mi soffermo su una cosa: dava una scadenza di 15 giorni, quindi nessuno ha potuto vederlo. Abitualmente io avevo tutti i documenti che arrivavano in comune, mi venivano fatti vedere, quindi nessuno l'ha visto. Fazeri mi ha detto: io non l'ho mai visto. Il bello della storia è che per 2 giorni mi è arrivato un documento, l'ho visto adesso, è del 2019. Di questo revamping non se ne parla. La riunione è del 26, questo documento è del 26 aprile 2018, in cui chiaramente si viene a conoscere l'altro, e del 15 aprile 2019 è stata convocata una riunione con vari comuni, chi lo vuole se lo può trovare, sì. Sindaci di città metropolitana, c'era il sindaco di Monte San Giovanni, il sindaco di Siderno, il sindaco di Meduca. Chiaramente nel 2019 c'era la commissione, i commissari straordinari. Sì, sì, sì. Cosa parla dell'impianto di Siderno? Per il revamping di Siderno, con i rappresentanti comunali pro tempore, a parziale rivisitazione delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, si era convenuto di realizzare una linea di riciclaggio spinto del secco da raccolta differenziata e del rifiuto urbano residuale in sostituzione dell'attuale linea di trattamento meccanico biologico, di confermare la tipologia esistente di trattamento dell'organico da raccolta differenziata limitando la potenzialità a quello attuale, di realizzare una nuova bretella di collegamento dell'impianto alla nuova strada 106 evitando di costeggiare la vicina fioritura. Perché lo dico questo? Perché questo è di un anno successivo, è il 15 aprile del 2019. La nostra riunione era il 23 aprile del 2018, quindi in questo impianto
che tu puoi leggere col papà, certo, del 2019, di Revanzi, di cose non se ne parla. Certo. Quindi la storia che qualcuno ha nascosto il documento, cioè questo è un documento di un anno successivo, non se ne parla. Documento ufficiale della regione. Protocollo 15-48-40. Perché lo dico? Perché non si capisce. Quando a noi ci hanno presentato il documento del 26 aprile del 2018... Per gli spettatori, magari, il revamping, che cos'è? Ristrutturazione, termine tecnico, ristrutturarlo, in italiano sarebbe ristrutturarlo, riammodernamento, quindi... Perché un amico mi ha chiesto... No, non hai ragione. Mi ha scritto, mi ha chiesto, ma il revamping? No, dobbiamo parlare di revamping perché è scritto revamping. Sì, termine sì, tecnico, parliamo di ristrutturazione di regionamento. Abbiamo capito. Queste discussioni che ha approvato l'associazione ambientalista, posso anche leggere nel documento nostro che, se qualcuno lo vuole, che noi siamo stati chiari con la dottoressa era presente la Reillo ed era presente, poi mi sono secondo, era presente anche Martino, mi spiego perché. È stato chiaro che aveva affermato davanti a noi la dottoressa Rizzo che senza l'accordo delle popolazioni non si poteva imporre nessun impianto. Questo noi, il documento che abbiamo scritto su quel... Perché eravamo così, ci capiamo? Perché secondo qualcuno confonde anch'io. Noi eravamo andati il 23 aprile del 2018 per un motivo molto banale, perché dopo la riunione del 1 giugno 2017, quando hanno rifiutato la trasformazione dell'impianto da aerobico, come attuale, ad anaerobico, tutti i cittadini senesi, la società ambientale e i consiglieri comunali, una volta la rappresentanza del consigliere comunale, erano andati a discutere di questa proposta. Ne hanno preso atto il 1 giugno 2017 che noi impianti di tipo anaerobico non li vogliamo perché sono più pericolosi dell'aereo. Ricordo pure questo. Perché c'era il fatto lì che vengono fuori il botolino o altri batteri patogeni molto discosi. Quindi questo era l'incontro del famoso 23-4-2018, era di, quindi dopo il successivo, quindi 2017, quindi il risultato si è visto nel 2018. 2018 cosa siamo andati a discutere? Di un nuovo progetto dell'ingegnere Francesco Martino, che non sono io, che è toscano, anche se è nativo in cosa. Me lo ricordo. In cui uno dei tanti documenti che era una cosa in cui ci proponeva una nuova tecnologia che era la carbonizzazione idrotermale. Dopo 4 minuti sulle nostre contestazioni, la dottoressa Rizzo ha chiuso quella pratica per correttezza e si è detto: possiamo farvi quant'altra proposta? Chiaramente per correttezza. Dopo che mi ha detto che non si può imporre nessun impianto, lei era d'accordo, fateci un'altra proposta. Però non c'era un progetto. Certo. Non c'era. C'erano 4 fori. C'erano 4 fori. Quindi noi... E come dice, guarda, io adesso scherzo, ma adesso se uno ti dicesse, viene qua e ti dice, guarda, questo impianto devo fare tu. Dice, devo fare un impianto così, dice, avverrà una bella redazione e poi scrivo qui che tu ci metti una struttura chimica vicino a casa mia, io certo, un po' mi arrabbio. Ed è la cosa che è successo, per non andare per lunghe, il settembre del 2020, anche se è stato una piccola, diciamo, intermezzo nel 2019. Nel 2019 si è cominciato ad accennare del revamping, quindi il termine revamping, quando l'abbiamo avuto, è nel settembre 2019. E a quel punto abbiamo visto, con un errore che hanno fatto, e che adesso cerco di chiudere, in cui si parlava di nuovo di revamping, ma si parlava di nuovo di impianto anaerobico. Quindi noi l'abbiamo visto, io ero a Torino onestamente, però la seguivo andando sul corpo. Certo. Si parlava del famoso revamping, di questa cosa, parlava un po' di tutto, e parlava del ritorno all'anaerobico. La cosa che ci ha colpito, e qui sono state fatte delle riunioni a Siderno, con Damocle, i vari partiti, sono tutti i partiti che erano presenti, ormai ci si vede spesso, si lavora in comune, e avevano obiettato sulla questione del ritorno al revamping. Nessuno si era reso conto che lì si parlava anche di altro. Allora, l'ultima riunione che ha fatto la Giunta Oliverio,
nel 2019, poi sono caduti, e l'ultimo che abbiamo potuto fare, hanno di nuovo trasformato l'impianto da anaerobico a aerobico, quindi noi non ci eravamo resi conto che si parlava anche d'altro, quindi volevano tornare all'anaerobico, gli è stato imposto, se vedete c'è del 29-11, se non sbaglio, 2019, sono ritornati all'aerobico, quindi tutto l'altro che c'era non ci siamo resi conto. Certo. E quando ci siamo resi conto? Quando siamo andati a lei? A settembre del 2020. Dal 2020, perché lo dico onestamente, adesso mi spiace che non c'è. È chiarissimo, no, vabbè, io aggiungo due o tre cose che mi vengono chieste dai elettori, perché mi viene chiesto, intanto mi dice che il consigliere è aerobico e aerobico. A Sederno è stato un argomento trattato a fondo, ma tutti magari lo hanno seguito perché c'era la possibilità di fare un impianto di biomassa aerobico. Qualcuno ha protestato perché sosteneva che questo impianto inquinasse. C'è stato un consiglio comunale ad hoc, dove il consiglio comunale ha determinato che a Sederno non verranno costruiti impianti anaerobici perché è inquinante. Questo è il primo problema che andiamo a risolvere. E dipende se c'è aria o non c'è, c'è ossigeno, riscaldamento delle cose, perché se no non si capisce. Un'altra questione poi è legata pure al fatto, voglio dire, di chi porta varie campane, se le porta per motivi elettorali o le porta per motivi reali. Cioè, chi sta dicendo oggi l'impianto, voglio dire, per chi ci ascolta, ricordo in campagna elettorale Piero Fuda disse chiaramente davanti a Rivelli: se l'impianto puzza, io l'ho chiuso. E devo dire, ad onestà dei fatti, durante l'amministrazione Fuda l'impianto non ha puzzato perché gli ingressi all'impianto erano limitati a 12 tonnellate. Qualcuno, come il sottoscritto, ricorda un litigio furioso tra il sindaco Certomà di Roccella, il sindaco Piero Fuda di Siderno, di fronte ad Oliverio a Catanzaro, alla fine di una riunione davanti all'assessore e la bionda... Rizzo. Era male. Questo scontro nasceva dal fatto che Roccella voleva conferire più rifiuti nell'impianto di Sidera. Conferire più rifiuti significava puzza. Tanto più che, purtroppo, non per colpa loro, ma arrivati i commissari, non avevano contezza di quello che era l'andamento di questi impianti. Hanno un po' fatto, hanno un po' sentito tra prefetti, viceprefetti e tutto il resto. Hanno dato più possibilità ai comuni di scaricare, e a Sederno da quel giorno è diventato il paese della puzza. È tornato ad essere, perché Sederno negli anni della BP, che è uno degli argomenti che poi ti voglio chiedere, era il paese della puzza, perché tu come entravi a Sederno c'era la puzza. Allora, innanzitutto l'impianto, così com'è, se gestito bene si può mantenere. Allora, bisogna sempre ragionare sulle cose, no? Perché poi alla fine, come la gente non capisce la questione aerobica o non aerobico. Chiedo alla redazione solo una cosa, mi sono dimenticato di controllare se c'erano commenti poi legati mentre noi parliamo, se magari ci informate, ce li date. Allora, torniamo al discorso, sono questioni molto complesse, non sempre da rispondere. Allora, cos'è la puzza? Il problema grosso è questo, perché c'è un equivoco di fondo, no? Un cittadino mi ha scritto: siete la discarica della città metropolitana. Allora, facciamo la battuta, ecco, quando spesso anche noi diciamo discarica, il senso di discarica lì è un impianto. Ah, non c'è Rodinizzi? Perché quando si... Aspettate. Rosario? Ehi, carissimo! Rosario, benvenuto. Scusate tanto. Grazie, come va? Benvenuto. Niente, noi siamo un po' preoccupati qui, Rudy, perché la situazione è da una settimana che i rifiuti non vengono raccolti a Sederno. Ecco, ti vediamo. Puoi metterlo se lo preme? Da una settimana che non vengono raccolti i rifiuti. E qui siamo con Franco Martini, che è un esperto di queste cose e dell'osservatorio ambientale, combatte per questo. E chiediamo al sindaco metropolitano che cosa sta facendo, che cosa pensa di fare
per questo problema dei rifiuti, ma non ci risponde. Tu che sei un consigliere della città metropolitana molto attento e sei del territorio, cosa ci dici? Allora, io non so se mi sentite bene, perché stavamo facendo proprio il primo consiglio metropolitano. Benissimo, perché io benissimo. È la prima volta che ora mi accingo a fare, diciamo, ad avere questo ruolo. Naturalmente anche io ho visto e ho avuto tante segnalazioni per questo problema qui. L'unica cosa che intanto vi posso dire è che io già ho partecipato a due riunioni che si parlava in poche parole di questa problematica qui, e ci sarà proprio a breve, da qua a 10 giorni penso, un incontro con tutti i sindaci della città metropolitana, perché c'è una vera e propria emergenza. In poche parole, io ripeto, sono nuovo, diciamo, quindi intanto vi posso dire soltanto che fino al 28 febbraio, da quanto ho capito io, la situazione è più o meno sotto controllo, però dopo sarà di nuovo emergenza. Quindi se non si prende in mano la situazione per capire bene quello che si deve fare, sarà sempre un'emergenza continua. Da quello che so io, ora la Calabria sta pure scaricando, diciamo, i rifiuti in Puglia. Proprio questo si parlava adesso in Consiglio metropolitano. Io sono uscito perché tu mi hai mandato questo messaggio, quindi volevo partecipare, quindi per farvi per dirvi la mia vicinanza, voglio dire, e l'impegno che ci metterò sicuramente da questo momento in poi a questo problema, no? Sia questo, sia la viabilità e sia alla sanità. Questi sono i miei tre punti che mi hanno spinto a candidarmi e a fare questo lavoro. Perfetto, Rudy, guarda, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Se puoi intervenire un'altra volta, noi siamo qui, stiamo discutendo, sì, di questo problema. Se riesci a convincere i consiglieri di maggioranza come Mantegna e Salvatore Fuda a dirci un po' la loro, perché tu in questo momento sei di opposizione, quindi è una situazione che bene o male subisci. E loro soprattutto due, pure nuovo. Loro due determinano, quindi speriamo che vengano e ci dicano un po' come stanno le cose. Grazie mille, Rudy. Grazie a voi, grazie a voi. Poi la guardo dopo la trasmissione, ok? Va bene. Ciao, caro. Okay. Ciao. Torniamo sulla questione, diciamo, tecnica, perché è importante. È sensibile, Rudy, sì, rispetto agli altri. Allora, io ho mandato il messaggio a tutti i quattro consiglieri metropolitani, ricordaci Pasquale Geratti e Rosenizzi sono molto meglio parlare con quelli che sono nell'opposizione. Salvatore Fuda e Domenico Mantegna sono nella maggioranza. Domenico è proprio eletto nella lista di Falcomatà, quindi sono i potenti. Allora, ti stavo dicendo, no, il problema grosso è cos'è la Puzza, perché poi quello che noi sentiamo, la Puzza è un indicatore, diciamo, olfattivo. Nel senso, è quello che senti sul naso. Il problema grosso, no? È che lì ci sono sostanze chimiche. Allora, quando si parla di puzza non viene niente. Il dramma non è perché la puzza, perché, vabbè, voglio dire, c'è una puzza di maiale, ma anche le puzze delle vacche, nel maiale c'è l'anidride carbonica, sono queste sostanze ammoniache. Quindi quello che esce dall'impianto di a norma, se è ben chiaro, no? Quando è a norma e quando non funzionerebbe tranquillamente, è che dicesse l'idrogeno sforato, e questo ce l'abbiamo, assurdo. Però guarda caso, dalla stessa SICA, l'altro problema che conosciamo, in atmosfera e c'è anche l'idrogeno sforato, quindi si devono, si trova benissimo, non esce fuori. Nell'idrogeno. Sempre a norma, se è ben chiaro. Sì. Poi ci sono l'ammonia. Però siamo immersi nell'idrogeno. Poi c'è l'ammonia e ci sono le polveri sottili. Le polveri sottili portano bronco, polmonite, tutte le malattie polmonari, e quindi quello, quando dice poi la gente è morta perché aveva problemi nei polmoni, nei bronchi, sono legate a queste sostanze. Sono a norma, quindi quando lo dico. Il problema grosso è questo, è un accumulo di sostanze. Sull'idrogeno solforato, io, dovendomi trovare questi anni a studiare queste cose, ho scoperto che poi tra quello che stabilisce a norma, la norma, e quello reale, ci sono gli studi che dimostrano che anche a più bassi valori, molto più bassi valori, di certo, idrogeno solforato può essere cancerogeno, potenzialmente cancerogeno. No, qui abbiamo la situazione della BP che forse si sta risolvendo. Sì, sì. Abbiamo la SIP. Allora, diciamolo. No, parliamo così, ce ne parliamo. Ah, ok. Così. Abbiamo la questione SICA da risolvere, e da 4 anni che andiamo avanti. Sì. SICA, intendo dire zona SICA.
perché all'interno della zona SIGA abbiamo trovato sia nei pozzi privati sia nei pezzotti della SIGA ci sono sostanze cancerogene da natura. L'ultimo dato che io, siamo a 1700-800 volte i valori a norma. Noi stiamo parlando che loro, dati della SIGA, vanno a controllare l'organizzazione cosa si trova, loro dicono giustamente che non sono loro, ma trovano valori della trielina e del cloroformio e della tetrachloroformio di etilene che sono valori che superano le migliaia di volte. No? Non è concepibile che dopo 4 anni la regione e i suoi uffici potenziali non siano riusciti a capire dove arrivano, non siano trovati la sorgente. Si faranno altri 9 buchi, sono previsti altri 9 buchi, come dico io, dell'acqua, si spera, sono già essendo bando scarabiato in questi giorni, si fa. Però anche questo dimostra l'incapacità di trovare le soluzioni. Allora, tornando al, così torniamo un attimino, e da lì escono queste sostanze, escono le polveri microsottili. Quindi quelle, quando quei 2 giorni, il 26 settembre, è venuto l'impianto, si sono create. Anche se dico la verità, la gente mi sta scrivendo e mi scrive, è preoccupata perché da una settimana che hanno i rifiuti sotto casa, soprattutto l'umido, dice che inizia a parlare. L'umido se inizia, viene, a parlare. Però è chiaro, l'umido è chiaro. Inizia a puzzare. Beh, questo è chiaro, però capisci che noi abbiamo avuto un incendio e quindi non sono cose facili da risolvere. E il problema che sto dicendo, noi abbiamo un impianto che ha un biofiltro, che per anni hanno provato a sistemarlo. In questi anni, dal 2017, quando Fuga limitava la portata a 12 tonnellate, quando non ce la faceva più, noi in questi anni, 18, 19 e 20, le cosiddette puzze, ma vogliamo essere onesti, le sostanze tossiche che escono da questi impianti sono arrivate a Siderno, perché quello che si sente con l'odore misura l'offattabilità, ma nell'offattabilità non abbiamo le sostanze, abbiamo il prodotto solforato. E posso dire una cosa, io ho visto nel 2019 i risultati del 2018, perché teoricamente Ecologia Oggi dovrebbe fare una relazione che noi non riusciamo a trovare, vorrei che ce la dessero, in cui ogni anno analizzano quello che succede, fanno i controlli. All'interno di quell'impianto, prima della stabilizzazione col biofiltro, noi abbiamo valori di queste sostanze che sono paurose come valore. Quindi se questo impianto non funziona, se una porta non si chiude bene, se per qualche motivo succede, quelle puzze schifose, quegli odori schifosi, ma sono sostanze chimiche che noi inaliamo. Non confondiamo la puzza. L'errore che su cui io mi arrabbio, non parliamo più di puzza, parliamo di veleni, di sostanze tossiche, perché la gente dice puzza, vabbè, però poi nel nostro corpo, oltre alla puzza, il fastidio olfattivo, per chiudere le porte e le finestre, entrano sostanze nocive, tossiche nei nostri polmoni, che sono, detto, il solforato, il polvere sottile e l'ammoniaca. Non voglio adesso fare confusione tra le diverse sostanze, perché sono andato. Di quello io mi dovrebbe preoccuparsi la gente è preoccupata perché puzza, invece preoccuparsi perché inalano sostanze tossiche. Questo sì. Allora facciamo una cosa, Franco, visto che l'argomento comunque è interessante, io spero di avere, magari noi adesso andiamo a chiudere velocemente. Posso chiudere velocemente? Sì, no, perché ti volevo dire, ci aggiorniamo tra domani e dopodomani con una nuova trasmissione, magari con un consigliere della città metropolitana. Finiamo per i cittadini siderni. Sì. Noi nel frattempo, quando chiudo velocemente, quando abbiamo contestato l'ultima proposta, perché l'abbiamo contestata? Io posso dire, mi dispiace che non c'è Arturo Popolo, Arturo è venuto il 1 settembre a casa mia perché dovevamo incontrarci con Maria Teresa Provomene, che aveva chiesto un incontro con l'associazione ambientalista. E cosa mi fa Arturo a casa mia? Dovevamo vederci prima di questa riunione, mi fa come Arturo. Guarda, qui ci sono 4 nuovi impianti, 4 linee, che poi alla fine di questi procedimenti di separazione dei materiali, utilizzare, migliorare la linea, ottimizzare il riciclaggio delle sostanze, usano lo stesso procedimento chimico. Quindi noi in pratica non abbiamo solo, come si dice, una sola linea che emette quelle 3 sostanze che dicevo prima, ma avremo 4 che emettono le stesse identiche sostanze. E chiudo. Il vecchio biofiltro rimarrà quello che si nasconde agli altri. Spesso, perché lo dico, e poi veramente finisco, una piccola che ti dice. No, vabbè. Lo finisco. Noi abbiamo 4. Invece di sei il mio ospite preferito. No, di un biofiltro, quello attuale, che rimane. Perché si nasconde il fatto che il vecchio biofiltro, ristrutturando l'edificio, ma io invito le persone di andarsi a leggere la documentazione, il vecchio biofiltro rimane. Sistemeranno le porte, le chiusure, le cose,
però il vecchio biofiltro che in questi anni non ha mai funzionato, ha avuto problemi, rimarrà lo stesso e ne aggiungeranno altri tre per fare altre cose, il compostaggio e il recupero dei materiali. Al momento è fermo. Al momento è fermo, no. C'è stata giovedì 4 una riunione della conferenza dei servizi in cui ci sono tutti i vari enti interessati. Se al momento non c'è nessun comunicato, non si riesce a capire, perché posso dire questo, noi siamo riusciti, organizzandoci, a fare in modo che ci ascoltassero i commissari e se tu vuoi, lo leggerò la prossima volta, noi abbiamo le conclusioni tecniche, veramente finisco, però secondo me è più importante, no, questo, le ripeteremo. Noi abbiamo due cose da raccontare. La contestazione che in parte abbiamo fatto noi, le ha fatte per quanto riguarda la questione urbanistica, gliele ha fatte l'ufficio tecnico del comune, cioè noi abbiamo scritto un lungo documento, ma io invito le persone ad andarsi a leggere le conclusioni dell'architetto Tucci, che è responsabile del territorio del CONI, in cui dice non si può fare perché ci sono questioni tecniche, dal fatto che c'è la potenza delle acque, ci sono, io ho tanti documenti, ma per dare più tempo, chi li vuole se li può vedere, in cui lì, andando a analizzare le ultime conclusioni del PRGA, del piano generale regionale delle acque, sì, si dimostra che è una zona, se riesco a farti vedere un'immagine, ma velocemente, così ci capiamo, in cui quella zona rischia l'alluvione. Ma ce la possiamo tenere per domani? Sì, perché sì, io voglio, sì, col consigliere provinciale, no, no, perché poi la passiamo al computer. E domani. Poi posso finire una cosa, sì, veloce? Noi abbiamo quello che abbiamo. Questo è il mio ospite preferito. Quello che però vorrei che mantenere degli argomenti, perché no, no, ma tanto domani dopo domani. Ma migliaia, ma adesso mi sto tenendo. Ma questo è importante, che riguarda tutti i sindaci, tutti quelli co-candidati. Io non riesco a capire perché il 3 febbraio del 2017 tutti il Consiglio Comunale di Siderna, io conosco questo documento perché c'ha la mia mano. Certo. Perché mi è stato detto, posso dire che Giuseppe Perisano lo può confermare, mi ha chiesto, siccome lui è avvocato e io sono mister, mi ha chiesto una mano per presentare il famoso emendamento, diciamo emendamento Perisano Martino, chiamiamolo così, per quanto riguarda l'abolizione di fabbriche chimiche a Siderna. E cosa abbiamo scritto? Ma l'hanno approvato tutti all'unanimità su pressione. È scritto questo tutto, velocemente, poi chiudiamo. Sul territorio comunale è vietato l'insediamento o l'ubicazione di nuove fabbriche, depositi, impianti e laboratori chimici, farmaceutici e biologici che usano, producono, scaricano e o emettono nell'acqua, in superficie, nel sottosuolo o in atmosfera sostanze riconosciute o che le ricerche scientifiche dichiarano fortemente irritanti, corrosive o d'origine nocive, tossiche, cancerogene, teratogene, mutagene, ecotossiche, radioattive, esplosive, dannose o è pericolose per la vita e l'ambiente. Vuoi sapere dove ho messo tutti questi, quasi tutte queste voci? Sì. Dal studio che ha fatto la ditta all'interno della BP. E queste erano le sostanze, scusa, che ha aggiunto io, che erano tutte le sostanze che forse ancora ci sono. Allora, questo noi lo teniamo, tanto intervisteremo tutti i candidati a sindaco, poi dimmi di a sindaco di Siderno, e ne daremo copia a tutti. Quindi io voglio capire se si approvano delle norme e poi ci si vede. Allora, ringraziamo Franco Martino, ringraziamo Rodrizzi, gli altri consiglieri mi stanno scrivendo, ma ancora sono in consiglio e quindi... E lì ci aggiorniamo tra domani e dopodomani. Per il momento, grazie a tutti e ci salutiamo. Arrivederci. Domani abbiamo quella.